MacReady, tu sei l'unico a cui posso chiedere aiuto in una situazione simile. Anche tu sei un genitore d'altronde. E mio marito purtroppo non è più qui. Non posso più contare sul suo consiglio. Dopo tutto quello che hai fatto per salvare tuo figlio, dopo tutto quello che hai passato, dopo tutto quello che hai fatto, quello che hai subito, dopo essere riuscito a salvarlo, se scoprissi che tuo figlio fa parte di qualcosa di malvagio, che lui è al centro di tutto quello che fa male attorno a te, cosa faresti? Lo considereresti ancora tuo figlio o lo tratteresti come una minaccia? Io mi trovo in questa situazione ora e non ho idea di come uscirne. La mia collezione di armature atomiche sta aumentando a livello esponenziale. Alcune sono proprio belle. E credo che il frame invernale stia benissimo con questa armatura. Forza, mettiamola al suo posto ora. Questa armatura è bella, ma è strana. Perché quello che vedete sopra non è un casco, è il torso. Vedete? Braccio sinistro, gamba sinistra, braccio destro, gamba destra e torso. Questa armatura non ha il casco. Ed è stranissima, sembra un Regi di Pokémon. Penso che qui starei bene. Beh, dai, la prima fila di armature uniche è quasi completata. Ancora un grado e possiamo prendere questi due potenziamenti per il fucile. Mentre invece con altri due riusciamo ad aumentare il danno. Per adesso io ti dirò che lo aumento già al 60. E non mi dispiace. Certo, avrei potuto aspettare, ma ehi, sono due livelli. Se ne parlerà quando ci arriviamo. Vorrei anche potenziare il Typhoon, ma non so effettivamente quale di queste modifiche sia la migliore. È l'alba di un nuovo giorno. Dopo quello che ho scoperto, dopo aver trovato mio figlio, sono veramente molto confusa. Non so come reagire e non so cosa fare. Cosa dovrei fare? Stare dalla sua parte solo perché è mio figlio? O fermarlo proprio perché è mio figlio? Non lo so. Sono molto confusa. Forse andare da qualche altra parte mi farà schiarire un po' le idee. La casa dei Cabot si trova qui. Andiamo. Un capolavoro architettonico. Stupefacente. Hai proprio ragione. Questa casa sembra molto più vecchia di tutte le altre. E soprattutto è ancora intera. Immagino di dover suonare al citofono. Din dong. Vattene. Ma che mi hanno chiamato, coglione? Edward Dean mi ha detto di venire qui. Fammi entrare. Edward Egan mi ha chiesto di venire qui. Ah, sei tu. Bene, entra pure. Sto stronzo, ma pensate, vi sparo tutti appena entro adesso. Andiamo dal capo. Poi dici che uno non si deve incazzare, ma pensa a te. Andiamo, fai Fai strada. strada. Buonasera. Salve, come va? Jack, c'è qui il nuovo arrivo. Un attimo, un Salve. attimo, devo solo. E la Madonna, che è Arriva successo? subito. Immagino. Dannazione. È chiaro che devo regolare la miscela. Ha bisogno di una Salve, mano? salve. Ti do il benvenuto a casa Cabot. Io sono Jack Salve, Cabot. Jack. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti, Jack. E sono davvero molto felice di conoscerti. Edward lo considera una perdita di tempo. Ma a me piace conoscere di persona tutti quelli che lavorano per Eh beh me. certo, Prego, ha senso, no? accomodati. Ti va di bere qualcosa? Un Edward, vuoi whisky. portare il bourbon migliore? Il barbo mi accontento lo stesso. Prego, accomodati. Grazie. Voi state pure in Bene, piedi, eh? prima di pensare agli affari, ho una domanda che sono solito porre a tutti i miei nuovi Ah, dipendenti. Non certo. credo che sia Non il momento interrompermi, di... Edward. La domanda è: pensi che nell'universo esistano altre forme di vita intelligenti? Sì, ne ho ucciso uno. L'universo è piuttosto grande. Là fuori potrebbe esserci qualsiasi cosa. La mente Esatto. di molte persone è troppo limitata per ammettere le possibilità insite in un universo infinito. Dai, è palese Bada che che ci non sia sto qualcun altro parlando di dischi nell'universo. volanti e omini verdi. Sto parlando della storia segreta del nostro pianeta, delle origini della civiltà umana. Ah sì? Antichi poteri Davvero? che la scienza moderna, anche nelle sue espressioni più avanzate, potrebbe a malapena iniziare a comprendere. E di che stiamo parlando? Ma che sta facendo, Deacon? Si è messo a mangiare. Credi che la civiltà umana sia stata creata dagli alieni? Credi che la civiltà umana sia stata creata dagli alieni? Ma certo che lo crede. Dovrebbero crederlo tutti. In fondo, come facciamo a sapere Ha che non... senso? Bravo Sì, se MacReady. per alieni
Intendi un precursore non umano delle principali culture originarie riconosciute, vale a dire Sumeri, Egizi e Assiri. Mio padre ha trovato i resti di una città nel Rub'al-Khali, in Arabia. Secondo i suoi calcoli, risalivano oltre 4.000 anni prima della comparsa di una qualsiasi civiltà umana conosciuta. Interessante! Le strutture e i manufatti erano strani, inquietanti persino. Chiaramente non creati da esseri umani. Beh, una volta si creavano cose strane. Ho trascorso la mia vita cercando di decifrare ciò che ha scoperto. Jack, e? Che cosa è successo? Semplicemente cosa c'è da fare. Scusami, Edward, a volte mi lascio trasportare. Dai, che cazzo? Volevo saperlo. Il carico scomparso? Esatto. Bene, allora lascerò fare a te. Parleremo ancora in un altro momento, quando avremo più tempo. O ora quando non Edward non ci disturberà. Ti do il benvenuto nella famiglia. Benvenuto. Ora tra l'assunzione di è noi. Ufficiale. Congratulazioni. Grazie. È stato interessante. È stato interessante. Ah, bene. Se ti piacciono le cose di quel genere, sappi che questo è il posto adatto. Allora andremo molto d'accordo. A proposito, anche questo fa parte del lavoro. Meglio tenere una mente aperta. Jack sarà eccentrico, ma non è sicuramente pazzo. Non lo considero quello tale, tranquillo. È semplice. Jack possiede una struttura a nord della città. Ah, ok. Un patto molto importante è svanito durante il tragitto da quella struttura. Ho bisogno che lo rintracci e me lo riporti. Va bene, domande? Un incarico semplice. Però mi servono più informazioni. Spero che tu abbia qualche informazione più precisa per me. Non preoccuparti. Non mi aspetto l'impossibile da te. Non subito. Ah, tranquillo. Dovresti iniziare dall'ospedale psichiatrico Parsons. Ok. Non farti spaventare dal nome. È soltanto una struttura sicura che utilizziamo. Certo, crediamo come no. Che il corriere sia caduto in un'imboscata mentre lasciava la struttura. Le guardie hanno sentito dei colpi. E allora, scusami, avete già capito cosa è successo? Non servo io, è morto. Presentati da Maria al Parsons. Lei è a capo del distaccamento di sicurezza. Di sicuro saprà fornirti qualche traccia. Tutto sì, salve, sono venuta a cercare il corriere. È morto. Vado. Buona fortuna. Non farti ammazzare al primo incarico. Se mi facessi ammazzare per un incarico simile, non sarei arrivata dove sono arrivata ora. E questo è il mio Barbon. Bene, dobbiamo andare a fare una ricerca. Ma guarda che culo. Ho trovato un'altra armatura atomica. Uela, aspetta, questa non è mica un'armatura atomica come tutte le altre. Questa arriva direttamente dalla California. MacReady? Potresti entrarci tu? Facile. Beh, è stata una scoperta interessante. Bravo MacReady. Peccato che questa imbarcazione dalla California avesse solo quell'armatura. Dogmeat, che stai facendo là dietro? Che succede? Che tra l'altro saranno, mesi che Piper è ferma lì, in quel punto... E non si muove oltre. E tra l'altro col fucile in mano, quindi vuol dire che è tipo in una postazione di guardia, ma non capisco. Perlomeno l'ho fatta spostare da qui ora. Volevo controllare una cosa fra le mie armi. Deve esserci fra queste armi un'altra arma che abbia il modificatore furioso. Ah, tra l'altro sono aumentato di livello e ho potenziato l'arma al massimo, perché mi sono accorto che la S-Vector col sanguinamento fa veramente poco di danno. Meno male che ne avevamo già trovato un altro. Gli togliamo la mod e lo mettiamo al Vector. Mi dispiace feritore, ma su quest'arma non sei pratica. Eppure nella serie originale la pipe gun col modificatore sanguinario era perfetta. Probabilmente quest'arma che non è così efficiente. Non con quel modificatore. Adesso vediamo se col furioso è migliorata. Entro in azione. Oh, attenzione. Assaltron. Merda, sono senza munizioni. Aspetta che lo hackerò. Distruggiti, stronzo. Via, via, via. Via da lì. Stupide mosche. Adesso vi ammazzo. Ecco fatto. Io non so chi abbia disattivato l'assaltron. Forse Curie. Però era già disattivato incredibilmente. E vediamo cosa stavano difendendo. Niente. Dei camion ripieni di nulla. Eccoci infine arrivati all'istituto psichiatrico. Buon salve. Mi manda il signor Cabot. Questo posto è off limit.
Farai meglio a levarti di torno. No, mi dispiace, sono qui per un lavoro. Edward dice che potresti sapere da dove cominciare per la ricerca del pacco scomparso. Ah, tu sei quella nuova. E come facevi a saperlo? Chi te l'ha detto? Siamo abbastanza certi di sapere dove si trovi. Ah, sì? I tizi che hanno sparato a Ben se ne stanno rintanati nel caseificio Parsons, appena a nord di qui. Benissimo, non mi serve altro allora. Bene, non mi serve altro. Forza, abbiamo un lavoro da finire. Molto bravo, MacReady. Direi che abbiamo finito. Ehi, fai attenzione. Non è normale che siano ancora così vicini. Dei normali predoni sarebbero già fuggiti con il bottino. Dici? Sembra che stiano esplorando l'area, o qualcosa del genere. Mi fa piacere che tu sia qui per toglierli di mezzo. Forse sanno cosa sta succedendo qua dentro. O forse sono solo abbastanza curiosi. O abbastanza stupidi. Dipende dal punto di vista. È sempre questione di punto di vista. Ok, dovrebbero nascondersi qua dentro. E allora... Cazzo, avevi promesso di spartire tutto. E tu avevi promesso di dirmi perché cazzo finisco sempre con degli idioti come te. Forse... Ci hanno sgamato. E dai, salta fuori. Ecco, fatto. Aspetta, aspetta che adesso arrivo. Calmati. Ecco qua. Allora, questo fucile vibra troppo per i miei gusti. Dobbiamo sistemarlo se è possibile. Il siero misterioso. Resistenze danni per 5 minuti. Meno 10 radiazioni per 5 minuti. E 5 di forza, eh. Sembra interessante questo siero. Talmente interessante che ho deciso di duplicarlo. Mettiamo il siero misterioso qui. Kyuri, ti devi levare dalle palle. E lo riprendiamo da qui. Maledizione a te, Kyuri. Vai via. Aperti. Vai lì. Dicevo, lo inseriamo qui. E lo prendiamo da qui. Ecco fatto, ora ne abbiamo due. Ne facciamo altri? Direi che 12 possono bastare per il momento. Facciamo che li lasciamo tutti giù tranne uno. Ora abbiamo sia la cura del volto 81 che il siero misterioso. Iniettarsi in vena cose pericolose, lo fai con stile. Signor Cabot, non è accettabile. Le ho riportato quello che mi ha chiesto. Non è scomparsa, madre. Sai dove si trova? No. Ma questo non significa che... Tua sorella è scomparsa e voglio che la troviate. Oh. A cosa serve Edward se non a mantenere la famiglia al sicuro? Sarò lieto di mandare qualcuno a cercarla. È scomparsa sì. Pure tua sorella ora. Non accetto. Madre, un... Edward ha cose più importanti da fare che mandare qualcuno a cercare Imogen. Ci vado io, tanto. Almeno mi pagate, no? Qui, manderebbe subito qualcuno a cercare Imogen. Non ho intenzione di interrompere Edward dalle sue mansioni soltanto perché Imogen si è trovata un nuovo amante. Come osi parlare di tua sorella con una tale mancanza quella di rispetto? Quella zozza! Edward, senti, non me ne frega niente le problematiche familiari. Imogen è là fuori da qualche allora, parte. Hai scoperto magari che cos'è accaduto al Corriere? Niente di che. Predoni che fanno imboscate. Insisto, non era nulla. Solo alcuni predoni che gli hanno teso un'imboscata. Non mi piace l'idea che ci siano dei predoni così vicini al Parsons. Spero che non sia il preambolo di qualche grosso. Ah, lo spero per voi. Che mi dici del siero che trasportava? Sei riuscito a recuperarne una parte? Sì, ne ho trovato solo uno. A parte gli altri 11 che ho duplicato. Era rimasta soltanto questa fiala. Oh, bene, temevo che non ne avremmo recuperato. Nah, tranquillo. Questo quanto ti spetta? Aggiungo un piccolo extra per aver riportato il siero. Grazie, Edward. Non che i soldi ora, mi servano. Venendo al prossimo incarico. Devo recuperare la stronzetta che è scomparsa. Credo che sia ora che incontri Wilhelmina. Anche se Jack non ne sarà contento. Vieni. Beh, lo vedo. Stanno litigando da quando siamo arrivati. Se tuo padre fosse qui, manderebbe subito qualcuno a cercare Imogen. Madre, la vuoi smettere, per favore? Sì, c'ha ragione, signora, mi scusi, Signora Cabot, una rivista. Non si preoccupi. Ah, manderò qualcuno a cercare Imogen. Grazie, Edward. Su di te si può sempre contare. Perché non puoi essere devoto come il caro Edward? Oh, e c'ha ragione. Non dovresti assecondarla, Edward. La prossima volta sarà ancora più difficile da accontentare. Credo che questo mi limito tipo di a fare il mio lavoro. A proposito, ecco tutto quello che abbiamo recuperato dall'ultima consegna dal Parsons. Il resto se lo sono preso i predoni. Già, mi dispiace. Ah, bene, finalmente. Questo servirà a calmare un po' mia madre. Imogen. Droghi tua madre con quel Jack. Siero? Ma questo immagino l'avessi già capito. No, lei davvero. Inaffidabile. Impulsiva. L'avevo immaginato. Se ne va a fare un giro. Di solito col suo nuovo ragazzo.
E poi io mando qualcuno a riportarla a casa. E questo giro sono io, giusto? Non c'è problema. La riporterò qui. Di solito il difficile non è trovarla, ma convincerla. Se servirà, la trascinerò per i capelli. Ma so da dove puoi cominciare a cercarla. So che passava molto tempo a Good Neighbor, nel jazz club che ce l'ha, il terzo binario. Lo conosco il posto. Qualcuno saprà dirti qualcosa. Non è di certo una che tiene la bocca chiusa. Comincerò da Good Neighbor, allora. D'accordo, comincerò da Good Neighbor. Ragazzi, torniamo a Good Neighbor. Da chi potrei cominciare a chiedere? Lo so io, chiediamo al barista. Stai scappando da qualcosa? Ehi, Charlie. Sei nel posto giusto. Il mio cliente ha apprezzato il lavoretto che hai fatto con i topi. Ora, se vuoi comprare qualcosa, dimmi pure. No, ho bisogno di informazioni. Conosci Imogen Cabot? Conosci Imogen Cabot? Il nome mi ricorda qualcosa. Una un po' fuori di testa, sì. Però è un po' che non la vedo. Ah, davvero? Prova con Magnolia. Le piace fare amicizia con le persone. Forse sa qualcosa di questo uccellino scappato dal nido. Magnolia, hai tempo? Sicuramente Magnolia sa qualcosa, sì. È da un bel po' che non ci vedevamo. Bel Pip Boy, sorella. Tienitelo stretto. Anche perché se provi a toccarlo ti ammazzo. Ehi, Magnolia. Tu. È il mio giorno fortunato. Cosa ti serve? Informazioni a questo giro. Conosci Imogen Cabot? Imogen? Certo che la conosco. Non la vedo da un po', però. Cos'è, una tua amica? Non proprio. La famiglia è preoccupata. È scomparsa. E la sua famiglia si preoccupa per lei. Sono contenta che qualcuno la cerchi. Sembra una persona che ha bisogno di essere accolta. È molto probabile, sì. Sai dov'è andata? C'era un predicatore che continuava a venire qui. Uno di quelli viscidi. Ho capito il tipo di persona. Come vivi e cose del genere. Quasi tutti i clienti non gli davano corda. Ma per qualche motivo Imogen ha finito per ascoltarlo. Chissà come mai. Forse perché non era niente male il nostro predicatore. Sguardo intenso. Ad alcune donne piace. Beh, io ho altri gusti. Vieni qui un momento. C'è qualche problema, Miss Magnolia? No, questa persona stava cercando Imogen. Per caso sai da dove arriva quel predicatore? Ah, è lui. Fratello Thomas? Sì, proprio lui. Quello che stava sempre insieme a Imogen. Ho dovuto buttarlo fuori. Non la smetteva di importunare i clienti con quelle storie sulla salvezza. Continuava a dire. Mi immagino che tipo di persona sia allora. E poi ti schiaffava in faccia quegli stupidi volantini. Ecco, ne ho tenuto uno. Grazie. Casomai si fosse scordato di pagare il conto. Grazie per l'aiuto, tesoro. Qualunque cosa per te, miss. Spero che Imogen stia bene. Non ero contenta del fatto che se ne fosse andata con quel predicatore. Chi lo sarebbe? Beh, grazie dell'aiuto, tesoro. Cos'è? Adesso siamo amici? Vuoi confidarti? Fatti un giro. Ma chi te sei in culo? Sei tu che sei tutto della mia vita. Allora, il posto è qui. Non ho nessun segnalino vicino, questo vuol dire che ci dovrò andare a piedi. Ah, ma senti un po', c'è un vertibird da queste parti. E per fortuna il posto non era lontano da Good Neighbor. Eccoci arrivati. Magnolia? Magnolia, dove stai? Benvenuti. Siamo sempre felici di vedere facce nuove. Sì, e la tua faccia è abbastanza problematica. Sei impazzito. Non ti chiedi mai perché le cose non possano tornare come ai bei vecchi tempi. I miei bei vecchi tempi non sono cose che voi potete immaginare. Sto cercando Imogen Cabot. Sto cercando Imogen Cabot. Mi dispiace, ma Imogen è stanca. Non riceve ospiti. Ah, certo, come no? Devo solo assicurarmi che stia bene. Devo assicurarmi che stia bene. Hai la mia parola. Sta bene, sta solo riposando nella sua stanza. Certo, riposando. Non che siamo affari tuoi, ma lei e io abbiamo un piccolo problema di coppia. Sai com'è? Certo. Non vedrà nessuno finché non si sarà calmata. Ah, allora non sta riposando, sei tu che la stai facendo riposare. In un modo o nell'altro le parlerò, vuoi vedere? In un modo o nell'altro parlerò con lei. A te la scelta. Forse preferirebbero trascorrere gli ultimi secondi della loro vita con un buco nel petto. La violenza non gli è piaciuta, Pensavo che fossimo amici. Se vuoi proprio vederla, non sarò certo io a fermarti. Ecco. Apro la porta. Bravo ragazzo. Ehi, il vertibird è ancora in volo, incredibilmente. Ma ha saltato. Sì, lo so che la violenza non è mai la soluzione, ragazzi. Quello è un predone?
Sì, è un predone. Aspetta, eh. Uno e due. Aspetta che ce n'è un altro. Tre, perfetto. Il Vertibird è rimasto in volo. Dicevamo... Ehi, Emogin. Tu devi essere Emogin. Non dirmelo, ti manda Jack. Ma va? Sei la sorella di Jack. Mi aspettavo... Beh, qualcuno di più giovane. Certo che sai come adulare una signora. Non ho intenzione di adularti, ragazzina. Io sono la sorella minore di Jack, la piccola della famiglia. Ah, già. Quando sarò a casa e Jack mi darà un po' del mio siero, ritornerò splendida come sempre. Ah, ho capito. Una ragazzina viziata. Jack ha un siero capace di ringiovanire. Direi più che blocca l'invecchiamento. Ho iniziato a prenderlo a 32 anni e quello è il mio normale aspetto. Ok. Vedrai dopo che mi sarò sottoposta al trattamento. Ero una delle ragazze più apprezzate nella Boston Bene, quando ne esisteva una. Certo. Ok. Senti, andiamo a casa. Sì, certo. Senti, andiamo e basta. Non sono stata io a chiederti di venire fin qui ficcando il naso nelle mie faccende. Sì, cercando di avere una relazione con il pastore. Potresti essere più riconoscente verso la persona che ti sta salvando. Oh, prima o poi Thomas mi avrebbe lasciata andare. Ma ero stufa di aspettare sperando che tornasse in sé. Perciò, grazie. Brava ragazzina. Tanto ormai Thomas mi ha annoiato. All'inizio sembrava così interessante. Ma dopo che siamo arrivati qui, si è rivelato soltanto una bestia. Non l'avrei mai detto. Voleva costringermi a entrare nel suo ridicolo culto. Spero che tu non voglia salutarlo. Spero tu non voglia salutare il tuo ragazzo. Thomas, non era il mio ragazzo. Ci siamo divertiti un po', tutto qui. Brava comunque, ragazza. Non avrebbe dovuto rinchiudermi qui. Ma dai. Non preoccuparti e... Grazie. Apprezzo il fatto che mi hai voluto cercare, anche se in realtà non dovevo essere salvata. Certo, come no, Emogin. Ho riportato a casa la bambina, siete contenti? Merda, strano che il segnale sia così debole. Che succede? Deve aver stretto un patto con il diavolo. Ah, non adesso. È arrivato Edward, passa al modulatore Hartley. Ricevuto? Subito. Va meglio? Perfetto! Edward, che succede laggiù? Ci attaccano. Sono dentro l'edificio. Che sta succedendo? Avete dentro? Bisogno di una mano? Riuscite a tenerli lontani dai sotterranei? Ci proviamo, Jack. Non ho mai visto predoni che... Ho capito. Devo andare io. La porta, laggiù! Scusa, qui abbiamo qualche problemino. Ascolta! Se sono entrati, devi raggiungere subito l'ufficio e spegnere l'ascensore. Non possiamo rischiare che arrivino da Lorenzo. Ok. Chi è Lorenzo? Ufficio. Ascensore. Ti conviene venire qui con tutti quelli che riesci a trovare? Oh no, gli hanno sparato. Edward, ci sei? Rispondi. Edward! Ah, non c'è segnale. L'ho perso. Che cosa sta succedendo, Jack? Se quelli sono dentro il Parsons, e se riuscissero a liberarlo? Tranquilla, ci penso io. Lo sapevo che sarebbe finita così. Non dovevo lasciarti chiudere, Lorenzo, in quel posto. Signora, calmati, si dia una calmata. E ti ricordo che l'idea di usare il siero è stata tua, non mia. Allora che cosa intendi fare? Stai tranquilla, troverò una soluzione. Io sono la soluzione. Cosa sta succedendo? Quello era Edward. È al Parsons, il vecchio manicomio. Sono stati attaccati dai predoni. Strano. Di solito i predoni non sono un problema per le guardie. Forse stavolta qualcosa è andato storto. Magari sono più armati. Magari sono gli stessi. Devono essere gli stessi predoni che hanno rubato il siero. Può darsi. Se alcuni di loro avessero usato il siero non diluito, si spiegherebbe l'insolito successo contro gli Quindi uomini. Quindi il siero non diluito aumenta la potenza, eh? E a cosa serve di preciso? A cosa serve il siero di preciso? È ora che tu lo sappia. Il beneficio principale è quello di arrestare l'invecchiamento. Io e i miei familiari abbiamo più di 400 anni. Voi, 400 anni. Effetti collaterali, specie nella forma non diluita che quei predoni hanno rubato. Aumenta la forza e la resistenza a qualsiasi tipo di danno fisico. Certo. Per questo alcuni predoni potrebbero rivelarsi più pericolosi di quelli che affronti di solito. Beh, è ora che tu mi dica tutta la verità, allora. È ora che tu mi dica la verità sui fatti del Parsons. Sì, credo sia il momento. Jack, sicuro che possiamo raccontarle tutto questo? Mio padre, Lorenzo Cabot, è confinato al Parsons. Ho capito, lo immaginavo. A
causa di un manufatto che ha trovato in uno scavo archeologico in Arabia. Ah, quello che mi dicevi. Ha ottenuto vari poteri che definirei paranormali, oltre a diventare sempre più irrazionale e violento. Ok, questo non è normale. Mi sono visto costretto a isolarlo per la sua stessa incolumità e per la nostra. Certo. Studiando una possibile cura per mio padre, ho scoperto delle anomalie introdotte nel suo sangue dal manufatto. Così, la causa della sua follia. Quindi adesso è più o meno immortale. Ha cambiato le nostre vite. Non mi sfugge l'ironia, ma se mio padre dovesse uscire dal Parsons, lo perderei per sempre. Non posso permetterlo. Senza In sostanza lo state usando. L'ha reso paranoico, assetato di sangue e dotato di capacità straordinarie. Che tipo di capacità? Che tipo di capacità possiede? Forza sovrumana. Resistenza eccezionale a qualsiasi danno fisico. È una specie di telecinesi a corto raggio che sembra prodotta dallo stesso manufatto. Certo, quindi è il manufatto il problema. Ha un smazzamento nella sua cella. E per questo dobbiamo fermare quegli intrusi prima che lo disattivino. Aspetta, sbaglio o eri in cerca di Emogen? L'hai trovata? Ah, adesso te ne rendi conto. Sta bene comunque. L'ho trovata. E sta bene comunque. Oh? Bene. Ci voleva una buona notizia in questo giorno tragico. Suppongo che ti aspetti un pagamento. Di solito se ne occupa Edward, ma i tappi Beh, è sono occupato. La valuta che usi normalmente, non è così? Tieni, spero siano sufficienti. 10.000 tappi, tieni. Vorrei mettere in chiaro una cosa. Una volta al Parsons dovrai attenerti alle mie istruzioni. Niente di più, niente di meno. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Ok. Bene. Controlla di avere tutto il necessario per una dura battaglia. Ti aspetto fuori. Va bene. Jack, e non fargli del male. Tengo a mio padre almeno quanto te, ma sai bene che nel caso in cui fuggisse ci resterebbe una sola cosa da fare. Non voglio arrivare a questo, ti prego. Farò il possibile, madre. E se Emogen dovesse tornare a casa, per l'amor del cielo, trattienila fino al mio ritorno. Che poi la meno. Adesso devo proprio andare. Beh, abbiamo detto che sarà una dura battaglia, no? Allora è il momento di giocare pesante. Pare che gli uomini di Edward si siano difesi bene. Non abbastanza, purtroppo. Lo vedo. Andiamo nel mio ufficio. Va bene, adesso ti raggiungo. Ti dico e vedrai che sistemeremo tutto. Andiamo. La porta è bloccata dalla parte opposta. Dobbiamo trovare un'altra strada. Perfetto, allora ci faremo strada a suon di proiettili. Ti prego, non fare l'eroe. Lascia che inizi io la guerra. Forza! Forza? Venite a me allora. Pensate di potermi uccidere? Devo fare più attenzione. Questo fucile è dannatamente potente. Forse un'arma così potente è meglio non usarla vicino a qualcuno che non dobbiamo far morire. Dove siete? Un'altra attacca per me. Jack, fai andare me per primo, per favore. Che se no mi finisci davanti ai colpi. Ecco qua. Guarda come si sistemano i predoni. Vabbè, con sto tizio che mi finisce sempre davanti è impossibile usare armi così grosse. E che cavolo. Siamo arrivati dall'altra parte, perfetto. Non è stato un giro difficile. Edward, stai bene? Sei ferito gravemente. Una bambolina? Non so. Sì. Grazie. Sono ancora morto. Ma non ce la faccio ad alzarmi. Sei riuscito a disattivare l'ascensore? Sì. Io ho mandato l'ascensore nei sotterranei e l'ho spento. Affascinante. Come avevi detto. Devo raccogliere dei campioni. Ne ho fatti fuori un po'. Vai, fai pure. Prima che decidessero di lasciarmi qui. È da un pezzo che non vedo anima viva. Credo. Ho perso la cognizione. Beh, dai, non ci abbiamo messo tanto. Sicuro ad arrivare. Non riesci ad alzarti. Ho bisogno di te. No, sì, ci sono io. Sicurissimo. Non ti preoccupare. Beh, non importa. Penseremo noi due a sistemare questa faccenda. Dai, riaccendi l'ascensore allora. Anche se non capisco come ci siano riusciti. Hanno scavato. Non è il momento di pensarci. Dovremo attraversare la parte abbandonata dell'edificio. Pare che il campo a Bremalin sia ancora attivo. Anche se molte porte di sicurezza nei sotterranei sono già state violate. Nella Madonna, non sono predoni, sono degli hacker. Sembrano determinati a raggiungere Lorenzo. Ora dobbiamo raggiungere i sotterranei prima che gli intrusi trovino il modo di liberare Lorenzo. Va bene. Seguimi. Andiamo allora. Jack. Anche tu. Ah, anche tu, stammi bene. Tutto a posto? Non pensare a me. Va bene, ci rivedremo dopo allora. Dai, Jack, su, forza. Buongiorno.
Merda! Questo fucile è inutile. E che cavolo, questo è molto meglio. Buongiorno! Come va? Dove sei? Non ti vedo. Mina! Non vi vedo! Perché qua su? Ecco qua! Forza Jack, dobbiamo andare dall'altra parte. Non so dirti che cosa troveremo. Speriamo di riuscire a passare. Speriamo di sì, dai. Sì, 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 però Jack, porca puttana. Non ti buttare a capofitto in queste situazioni, che la gente qua è armata. Va bene tutto, fermare Lorenzo, fermare tutto quello che vuoi, però vai piano. Sono invincibile. Sicuramente. Andate. Questo non c'era sul copione. Questo dov'è? Questo dov'è arrivato? Jack? Dove sei? Ah, eccoti. A questo giro devo guidarti io o vai avanti tu come al solito? Ok, mi hai appena risposto. Vieni qua. Ecco fatto. Aspetta che cambiamo arma. Vieni. Addio le gambine. Jack, tu fai attenzione, mi raccomando. Va bene tutto. Ma se mi crepi è un casino, sappilo. Ehi là, c'è qualcuno qui? A quanto pare sì. Ed è pure leggendario. Stava scomparendo, ti ho visto. Ti ho visto che stavi scomparendo. Maledizione te il gioco. Guarda, dei cadaveri abbandonati nelle loro piccole celle. Allora, dove sei? Ti ho visto, che ti muovevi. Ecco fatto. Perché devono sempre contrattaccare? Perché sennò non sarebbe divertente, no? Jack, non fare l'eroe, porca miseria, va bene tutto, però sono io qui con le armi pesanti. Questi ti sfondano se vogliono. Madonna mia! Pensavo di averlo tranciato in due con una fucilata. Bene, il vecchio ascensore di servizio funziona ancora. Dai, chiamalo allora. Dai, su, entra. Voi venite con me, forza. Questo ci... mi dispiace Jack, tanto l'avevo capito che stavi per dire, questo ci porterà di sotto. L'importante è che mi stai vicino, che se ti perdi è un casino. Piano, inferiore. Strano. Ci ho quasi azzeccato però, dai. Qualcuno? Sì, ci sono io. Jack? Jack? Che cazzo è finito? Dai, esci da sto... C'è Curie dentro il muro. Dai, okay, muoviti. Basta cazzate. Porca puttana. Jack, muoviti. Spara. Dai. Per uccidere, non esitare. Non devono liberare Lorenzo. Tutto quello che vuoi, basta che apri la porta. È chiusa. Apri sta porta, dai. Porca puttana, quanto sei lento. Oh, e finalmente ce l'ha fatta. Mi chiedo cosa stessero studiando qui. Te lo dico io, qualcosa di grosso. Tutti i coglioni. Ma di sopra non cos'è, sono quella... riusciti a fermare questi buffoni. Cosa cazzo c'ha quello lì addosso? Apri quella porta. Cosa? Che meraviglia, i idioti stanno cercando di disattivare il campo Bremani. Cosa diavolo è? Lorenzo di fuggire. Dobbiamo andare là, dobbiamo fermarli. Se quello è l'artefatto? Era da parecchio che non ci si vedeva di più. Ciao Pietrubaldi. Ora porrò fine a tutto questo. I miei poteri sono cresciuti, Jack. Il manufatto ancora è così tanto da insegnare. Ma quel manufatto, quello non è un manufatto, quella è un'armatura da Edrica, anche di più. Sai che non posso lasciarti uscire. Se prima non riesco a rimuovere il manufatto, vediamo. Le palle del diavolo. La Madonna. Hanno bloccato tutte le porte di sicurezza. Vuoi che sfondo il vetro? Dovrò aprirle una dopo l'altra da qui, mentre tu avanzi lungo il corridoio. Presto, ora. D'accordo. Esatto. Per aprire la porta è necessario disattivare il campo di contenimento. Merda, stanno superando le porte di sicurezza, sbrigati! Hai voglia, adesso apro, vedi quanto vi faccio il culo. Presto, il campo Bremani non è disattivato. Madonna, ma questi sono... non sono potenziati, sono potentissimi. Guarda quanto resistono. Padrone del mio corpo. Finalmente. Su tutti i morti, sarò già. Libero. Il siero misterioso, là, altre 4 dosi. Fantastico. Devo solo inserire i codici di emergenza. Siamo in tempo. Non ha ancora recuperato tutti i suoi poteri. C'è un'ultima possibilità per fermarlo. Non ascoltare mio figlio. È lui il pazzo. Eccolo qua. Sai che ho ragione. Guarda come vi ha ridotto. La griglia di contenimento ha un dispositivo di emergenza. Wow. Metti 4 generatori a Bremalin in modalità bypass manuale. E la sua cella sarà colpita da una dose letale di radiazioni Z. Fa la cosa giusta.
Apri questa porta. Ma quella è un'armatura atomica. Qui. Bypassa i generatori a Bremalin e metterò fine a questa storia. Ti prego, apri la porta. L'ultima speranza, le suppliche. Per favore. Wow, la situazione si è appena capovolta. Che menzogne sul mio conto. Ormai dovresti averlo capito. Abbiamo un padre pericoloso che potrebbe far del male a tutta la sua famiglia e oltre, e un figlio che cerca di uccidere il padre per il bene di tutti. Questa situazione è così dannatamente familiare. Liberare il padre solo perché è parte della sua famiglia o ucciderlo perché è il bene? Beh, io farò la cosa giusta. Mi dispiace, Lorenzo. Ci siamo appena conosciuti, eppure questo è già un addio. Ancora due. Presto. Non c'è molto tempo. Rifletti su tutto ciò che ti ha detto Jack. Secondo te, chi è il vero pazzo? Mi dispiace, ma non sei tu il pazzo. E neanche lui. Sto mentendo. Il vero male è quell'artefatto. Quell'artefatto Se che ti sta condannando. Se non bypassi subito i generatori, Lorenzo sarà libero e ci ucciderà tutti. Lo immagino. Lorenzo, è stato un piacere conoscerti, ma... Bypassa l'ultimo generatore e sarà tutto finito. Dovremmo essere in tempo. Mio figlio ti ha detto null'altro che menzogne sul mio conto. Ormai dovresti averlo capito. È molto probabile, ma mi dispiace. Non possiamo rischiare. Già in giro ci sono troppi abomini. Liberami da qui. Rifletti su tutto ciò che ti ha detto Jack. Secondo te, chi è il vero pazzo? Mi dispiace. Non temere. Le radiazioni Z sono in moto per te. Ma è uscito. Non volevo arrivare a questo. Forse avrei trovato il modo di rimuovere il manufatto. Bugiardo! Fosse stato perché avresti continuato a sfruttarmi in eterno! È probabile. Misero verme! Come puoi anche solo sperare di distruggermi? Addio, padre. Wow. Che morte tremenda. Lorenzo... Mi dispiace per quello che ti è accaduto. E questa roba invece è contata come se la rubassi, eh certo, come no? Gli avevano pure dato un giornale. Sì. Così almeno passava il tempo, no? Ma io voglio questa armatura. Uffa. Ehi, mi dispiace per tuo padre. Non avevamo altra scelta, giusto? Beh, dovresti dirmelo tu. Questo devi essere tu a stabilirlo. Lo so. E so che dopo averci uccisi, avrebbe massacrato la mia famiglia. E sarebbe stato solo l'inizio. Sarebbe stato pericoloso. Crimini, quando era libero, se non fosse stato per l'influenza della mia famiglia, sarebbe finito dritto nel braccio della morte. Questo mondo è un mondo fatto per i mostri. E tuo padre era diventato uno di questi. Non avrebbe potuto fermarlo. Ecco, mi sono risposto da solo. Non avevamo altra scelta. Già, e ora? Devo seppellire mio padre e chiudere questo posto. Non tornarci mai più. Prima di andare, sappi che non ce l'avrei fatta senza di te. È vero. Credo che questo sia un giusto compenso. Non avrò più bisogno del tuo aiuto. È molto probabile. Un'ultima cosa. Ho studiato così a fondo il manufatto che potrei riuscire a sfruttarlo in qualche modo. Ah sì? Torna a casa Cabot tra circa una settimana. Forse le mie ricerche non sono state completamente inutili. Va bene, Jack. Allora ci rivedremo. Solo che vorrei prendere quell'armatura. Uno di voi due, per favore. Ehi. Entra nell'armatura, per favore. Sì, d'accordo. Cacchio, è veramente particolare questa armatura. Complimenti. Beh, ci rivediamo allora. Ehi, Edward se n'è andato. Spero stia meglio. Beh, visto che siamo già in giro e dobbiamo aspettare una settimana, andiamo a trovare Virgil, visto che si parla di sieri misteriosi. Ehi Virgil, ho una sorpresa per te, tieni. Lieto di vedere che il teletrasporto non ti ha vaporizzato. Effettivamente, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. L'intercettatore ha funzionato. È stata dura, ma ha funzionato. Incredibile. E che mi dici del siero? Hai trovato il siero? È tutto tuo! Eccolo qui. È lui! È davvero lui! D'accordo. Vediamo, vediamo. Ah, il retrovirus è maturato bene. Il gradiente di densità è alto. La ricombinazione delle sequenze anti-introniche sembra stabile. La copia. Non ho idea di cosa tu stia dicendo, ma sono contenta per te. E se provo a dirti qualcosa di scientifico? La...
trascrittasi inversa e sopravvissuta alla sintesi dei nucleotidi? Ottima domanda. Sì, sì, è così affascinante. Oh, scherzavi? Ma dai, ci è rimasto male. C'è un solo modo per testarlo. Ficcartelo direttamente nel braccio? D'accordo. Procedo. Dai, vai. Zacchete. E ora aspettiamo. Quanto tempo? Quanto ci vorrà? Non lo so. Non è mai stato tentato nulla di simile. Riposerò un po'. Torna tra qualche giorno. Forse tra una settimana e... Beh, immagino che vedremo. Comunque, va bene. Hai rispettato la tua parte dell'accordo. Grazie. Beh, tu hai rispettato la tua, quindi siamo pari. Va bene, fra una settimana torniamo tutti qui.